Fumata grigia per la Treofan di Battipaglia. L'azienda chiude ma si apre uno spiraglio per la riconversione industriale. Al tavolo convocato ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è deciso di incaricare la Jindal di individuare entro il 1° marzo un manager che si occupi di traghettare verso il recupero lo stabilimento battipagliese. Un'operazione che avrà come obiettivo quello di trovare nuovi imprenditori che portino alla riqualificazione dell'area industriale e del personale. Di tempo però ce n'è poco. Il 9 aprile il licenziamento dei 65 dipendenti diventa effettivo. Diciamo il primo passo che se questa operazione dovesse concludersi potrebbe aprirsi lo spiraglio di attingere al decreto Genova, quindi all'anno di cassa integrazione per la riqualificazione dell'area e la riprofessionalizzazione del personale. Eventualmente ci sia un imprenditore o un'azienda disponibile ad investire in quest'area e a riprendere le attività, pensiamo, diverse da quelle che sono, perché Jindal in effetti da ieri ha dichiarato proprio esplicitamente che ha comprato Treofan per comprarsi la fetta di mercato, quindi sicuramente Jindal non troverà o non si impegnerà a trovare un diretto concorrente, quindi magari troverà qualcuno che farà tutto un altro. Parliamo anche di riconversione. Sì, questo dovrebbe essere. I presupposti sono questi, insomma, per la riconversione industriale e la riqualificazione del personale. Ecco perché ti parlavo del decreto Genova, che è, diciamo, è la cassa integrazione che dà un anno di spazio sia al personale per riqualificarsi, sia all'imprenditore per riqualificare l'area e metterla in produzione per le nuove produzioni. I sindacati non demordono e sono pronti a richiamare in piazza la cittadinanza in difesa dello stabilimento e dei livelli occupazionali. Fatto un progetto in cantiere già da tempo, quando abbiamo fatto l'altra manifestazione in piazza. C'è stato bisogno di uno spazio per organizzarla. Abbiamo sempre parlato dei primi di marzo, i primi giorni di marzo, quindi stiamo organizzando e vediamo se riusciamo a mettere in piedi questa manifestazione che dovrebbe avere il suo, come hai detto tu, il suo valore in quanto c'è tutta la Piana del Sele coinvolta con Battipaglia capofila e la Treofan come esposizione delle realtà che in questo momento stanno subendo questi scacchi.